In volo la strada è diversa, più alta, più bassa, più dritta, più curva. Le mie ali aperte le vorrei lunghe 6-7 volte la mia altezza e larghe come quanto sono alto io, riuscendo a sentirle, a muoverle, come faccio con le mani e con le braccia. Ma poi penso che un quintale è proprio troppo per ambire a volare. Infatti non mi sembra neanche bello paragonare un maiale volante con un gabbiano, bensì che anche il gabbiano, quando vola, molla tanta roba e forse in proporzione anche peggio d'un maiale. Ma il maiale non è bello con l'ali. Se sta in terra ni si può guardar naso, si può sentir che dice, si può guardar nell'occhio. Se guardi il maiale negli occhi, ti pare di capire che cosa pensa. Anzi, ti ci aggiunge anche il discorso. No, via. Il maiale sta bene in terra e il gabbiano in cielo. E poi il gabbiano di tanto in tanto scende in terra a camminare. Vuol dire che anche lui, sempre per aria, ci si rompe. E poi per aria non c'è mia perché c'è in terra. Voglio dire, se ha fame come fai? Non c'è mia negozio d'alimentari che ti fermi e pigli il panino e te lo mangi. E scende a terra. Allora io ci sono di già. Ma in terra siamo più organizzati, via. Sì, è vero, non ci sa l'ali, ma non ci servono neanche. Però deve essere bello poter volare. In un battibaleno, addirizzando il volo, vede correre tutto sverto sverto sotto a te. E sentì che l'aria ti fa tenere staccato dalla terra. Poter guardare le ose come su un grattacielo. E intorno non c'è nessuno a mettiti l'angoscia. Ma mi guarda Carlino com'è diventato piccino. Carlino il t'ha schiacciato, eh! Che fai lassù? Domai? A quell'altezza con l'ale e con le penne. Sta attento, non sei un gabbiano, sei appena appena un uomo, eppure bello grasso. Se poi tu caschi in terra, fai il botto bello grosso. Lo vedi? Il maiale un po' le sta a collare. Nessuno ce lo vede e anche il Carlo non ci crede. Se diventar gabbiano, desidera il maiale. Non può volare lontano perché se casca si fa male. È meglio resti in terra coi piedi in della rrr. Se vuole andar per aria è solo per la boria.